anche il gruppo Lista Civica con noi per Bardi prende posizione in merito al progetto di costruzione del parco eolico sul Santa Donna e scrive una lettera aperta al sindaco di Borgo Taro. Domani a Berceto sarà lutto cittadino, 15 minuti di silenzio per ricordare le vittime della tragedia della disperazione a Civitanova Marche, Anna Maria e Giuseppe Sopranzi e Romeo Dionisi. Sabato 13 si terrà a Borgo Taro la colletta alimentare per il progetto Emporio Solidale Valtaro. I 4 supermercati del capoluogo ospiteranno i volontari impiegati nella raccolta. Aprile è il mese della prevenzione alcolologica con il responsabile del SERT Vallitaro e Ceno, Claudio Bussolati. Parliamo di quello che è anche per questo territorio un problema serio. I distaccamenti misti dei vigili del fuoco si trovano ad operare con grave carenza di mezzi. Il consigliere regionale del PD Gabriele Ferrari chiede se vi sono posti di lavoro a rischio. Dopo l'ottenimento del premio Bioenergy, il consorzio comunale e Parmense ha ottenuto un altro importante riconoscimento, il premio Eco and the City della Fondazione Spadolini. Un cordiale buonasera ai nostri telespettatori, come sempre benvenuti all'informazione locale. E ancora il progetto del parco eolico sul Santa Donna ad interessare l'apertura del nostro telegiornale, perché su questo tema prende oggi posizione con una lettera aperta inviata al primo cittadino di Borgo Taro, Diego Rossi, ma tutta la giunta e a tutto il consiglio comunale, il gruppo Lista Civica con noi per Bardi. Il gruppo Lista Civica con noi per Bardi, unitamente alla segreteria locale del Partito Democratico, attraverso questa lettera aperta all'amministrazione comunale di Borgo Taro, intende prendere posizione in merito al progetto di costruzione di un parco eolico composto da 9 pale di 150 metri posto sul crinale del Monte Santa Donna. Ci rivolgiamo soprattutto al primo cittadino, alla sua giunta e all'intero consiglio comunale. Pur non essendo contrari a priori all'impianto di strutture idonee alla produzione di energia alternativa, riteniamo che tale opera, per le dimensioni 9 pale di 1,150 e per la collocazione geografica, area fortemente antropizzata da abitazioni e insediamenti ricettivi, venga a nocumento dalle attività produttive locali. Chiediamo pertanto all'amministrazione un atteggiamento di lungimiranza nei riguardi di chi verrà fortemente danneggiato da questa iniziativa. I proprietari nelle zone immediatamente adiacenti al parco eolico subiranno un grave danno economico per quanto concerne il valore commerciale dei loro immobili. Ricordiamo che il comune di Bardi mai è stato informato dall'amministrazione di Borgo Valditaro della volontà di dare vita a tale opera posta sul crinale e recante un grave danno paesaggistico per il nostro paese senza peraltro nessun ritorno di tipo economico. In sintesi, la nostra non è una presa di posizione politica, bensì un semplice atto pubblico volto a sensibilizzare coloro che in montagna amministrano, persone che riteniamo lungimiranti ed attente alle problematiche sopra esposte. Oggi, data la situazione politica nazionale, riteniamo che sia più che mai necessario fare fronte comune. Diviene un obbligo morale, di conseguenza, controbattere iniziative che danneggerebbero fortemente sia l'economia locale che l'impegno di chi si mette in gioco con sacrifici per tentare di riproporre la buona politica a livello locale. Confidiamo nel buon senso degli amministratori borgotaresi, chiedendo loro un riscontro immediato al fine di cercare una mediazione atta a conciliare sia un'opera importante che il diritto alla sopravvivenza di coloro che da alcuni anni con sacrificio investono sul territorio. Attendiamo un riscontro che, prescindendo dalle tempistiche burocratiche dettate dalla normativa, vada incontro alle reali esigenze territoriali. Aiutiamo la gente a ripopolare la nostra montagna. Domani a Berceto, voltiamo pagina, sarà lutto cittadino. 15 minuti di silenzio dalle 11.45 alle ore 12 per ricordare le 3 vittime della tragedia della disperazione che si è consumata a Civitanova Marche, ovvero Anna Maria Sopranzi, 68 anni, il marito Romeo Dionisi, di 62, ed il fratello di lei, di 72 anni, Giuseppe Sopranzi. Lo ha fortemente voluto il sindaco Luigi Lucchi, che è rimasto molto provato da questa tragedia e, come me, dice, tutti i bercetesi sono rimasti scossi. Il giorno di lutto cittadino serve ad ognuno per riflettere e ritrovare la forza di reagire e di impegnarsi in una solidarietà che deve coinvolgere tutta l'intera comunità. Ma è anche, dice Lucchi, un gesto politico di indignazione verso quanti potrebbero fare e non fanno e non riescono a capire il dramma di tanti, tanti italiani.
E a proposito del dramma delle famiglie, anche da noi c'è il dramma forte della povertà, famiglie che fino a poco tempo fa riuscivano a cavarsela e che adesso invece hanno bisogno dell'aiuto di tutti perché hanno perso il lavoro e non riescono più neppure ad acquistare cibo per nutrirsi. E così nasce la colletta alimentare per il progetto Emporio Solidale Valtaro, una colletta che si terrà sabato prossimo. Sentiamo. Sabato prossimo, 13 aprile, a Borgo Valditaro si terrà la prima colletta alimentare a sostegno del progetto Emporio Solidale Valtaro. I quattro supermercati Conad, Inks, Equo e Carrefour ospiteranno i volontari delle associazioni di Borgotaro impegnati a raccogliere alimenti per il progetto di rete Emporio Solidale Valtaro. Un progetto che vede le associazioni protagoniste nel creare, nella sede di Casa Molinari, un vero e proprio servizio di distribuzione degli alimenti per le persone più bisognose, basato su criteri oggettivi e misurabili. Un progetto che intende dare una risposta nell'immediato alle gravi condizioni economiche in cui tante famiglie stanno scivolando, nel pieno rispetto della discrezione e della dignità del singolo cittadino. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Borgotaro ed il sostegno della Fondazione Cari Parma. Tutti i cittadini potranno sostenere il progetto partecipando alla colletta alimentare con il dono di uno o più prodotti. L'Emporio ha bisogno di scatolame come legumi, tonno, carne, pelati, zuppe, olio, alimenti per bambini, zucchero e prodotti per l'igiene personale, shampoo, sapone e bagnoschiuma. I prodotti donati saranno messi a disposizione nella sede dell'Emporio Solidale Valtaro, che si trova in Casa Molinari, in via Corridoni numero 65, nel capoluogo della Valtaro. Montagna 2000 informa gli utenti dell'acquedotto pubblico di Borgotaro che per lavori di manutenzione ordinaria l'erogazione dell'acqua potabile sarà interrotta domani, giovedì 11 aprile, dalle 8.30 alle ore 13 in queste zone: Costazza, Inastrà, Cavanna Bassa, Via della Costituzione, Via Repubblica Valtarese e relative traverse. Domani dalle 8.30 alle ore 13. Ed eccoci allo spazio Ausle Informa di questa settimana con il dottor Claudio Bussolati, che è medico internista nonché responsabile del SERT, delle Valli del Taro e del Ceno. Parliamo di un tema molto molto serio e anche preoccupante. Aprile è infatti il mese della prevenzione alcolologica. Con il dottor Bussolati faremo una lunga intervista, abbiamo fatto una lunga intervista partendo dalle iniziative di sensibilizzazione in atto e programmate da questo servizio. Abbiamo preparato con i gruppi di auto mutuo aiuto alcuni deplianti informativi che distribuiremo a livello degli ambulatori dei medici di famiglia, dei poliambulatori dell'USL, nei reparti ospedalieri, a livello dei servizi sociali, nelle farmacie del territorio. Saranno distribuite da operatori del servizio e da volontari dei gruppi di auto mutuo aiuto, in modo che oltre alla distribuzione c'è la possibilità anche di fornire direttamente delle ulteriori spiegazioni e prendere contatto con eventuali utenti. Dottore, una domanda che può sembrare ovvia ma che poi di fatto invece non è: cos'è l'alcolismo? Può partire come vizio, ma poi è una malattia importante, una malattia cronica, recidivante, che interessa vari aspetti della vita di un individuo. Ha valenze tossicomaniche, valenze internistiche, ricordiamoci le epatiti croniche, ricordiamo le cirrosi, le pancreatiti, aspetti psicologico-psichiatrici, depressioni, crisi d'ansia, psicosi e aspetti sociali, violenze in famiglia, perdita di lavoro, sfratti, eccetera. Sul nostro territorio che caratteristiche ha questo problema? Il problema c'è, sono cambiate le modalità, è cambiata la tipologia di chi abusa di alcol. C'è un'area ancora ben, uno zoccolo duro, potremmo definirlo, di alcol dipendenza, per cui l'alcol è la vita per questa persona, e di abuso etilico, di abuso cronico, è un gradino appena sotto al precedente.
Abbiamo poi un'area abbastanza vasta che noi definiamo di abuso continuato misconosciuto, nel senso che si beve due o tre volte quella che è la norma, non ci si accorge, non ci sono problemi immediati, ma se li andiamo a vedere profondamente questi ci sono. Il rischio poi di passare nelle fasi successive. E poi abbiamo la modalità, quella dei giovani adulti, l'abuso occasionale ma importante, eccessivo. Non si beve durante il giorno, non si beve durante la settimana, poi nel weekend discoteche, ma soprattutto pub, bar, oppure feste, cene, si beve un quantitativo veramente incongruo. Senta, quali opportunità di cura ha una persona etilista nel nostro territorio? Abbiamo la fortuna in provincia di Parma che c'è una rete con operatori diversi, con qualifiche diverse, ma una rete che si parla, una rete che collabora. In questa rete, alcuni esempi, il medico curante, ci siamo noi dell'ambulatorio alcologico del Serte, i gruppi di auto mutuo aiuto, adesso abbiamo gli A, gli Ananon e gli Alatina a Fornovo, avevamo fino a poco tempo fa i CAT qui a Borgotaro, adesso sono chiusi ma speriamo che in poco tempo riescano a riprendersi. Poi l'ospedale di Borgotaro, il reparto di medicina con cui collaboriamo fattivamente e poi a livello del territorio i servizi sociali, abbiamo case di cura private convenzionate, Monticelli e la casa di cura Città di Parma, abbiamo le comunità terapeutiche, il CEIS ha un programma Albatros dedicato completamente all'abuso di alcol. Ecco, lei ha parlato del CERT, come funziona l'ambulatorio nel dettaglio? Allora, noi abbiamo due sedi, una a Fornovo, una a Borgotaro, lavoriamo in equipe, ci sono più professionalità, più figure professionali, abbiamo l'educatore, abbiamo il medico, abbiamo gli infermieri, lo psicologo, l'educatore, lo psichiatra, proprio perché lavoriamo in equipe, affrontiamo l'alcol sotto diversi aspetti, una fase di accoglienza, una fase di osservazione e diagnosi, una fase di trattamento intensivo, un'altra fase di più prolungata di prevenzione delle ricadute e poi quando il paziente lo dimettiamo, dopo un po' di tempo facciamo un follow up per vedere se il nostro lavoro continua a buon fine. E con Ausl Informa di questa settimana è tutto.